Ma ciao! Buongiorno, buon pomeriggio, buon! E sono sempre io, Miguel Sommi. Il tempo di cambiarmi cerchietto storto. Rigiriamolo. Il tempo di cambiarmi cerchietto. Ed eccomi qua col video assaggi. Ho girato 2 minuti fa, ho finito di girare il video dell'apertura della Degustavox e mo siamo qua col video assaggi. Che io partirei con una cosa buona. Vi dico anche i prezzi. No, cadere tutto, ti prego. Allora, prezzi. Prezzi, eccolo qua. Allora, il Mister Day qua costa 2,79 euro, che sono dei muffin al cioccolato. Questi li assaggio più che volentieri, buoni. Mi sa che non l'ho mai mangiato in vita mia i muffin della Mister Day. Mi devo dire la verità. Mi sembra di essere un cammello. Vi devo dire la verità, sono buoni, ma ti strozzi. Sono troppo non pastosi, cioè o sono buoni inzuppati nel latte, secondo me sti qua. Perché si appiccicano in tutta la bocca, sono troppo mafosi, sono troppo boh. È stato completamente raro con la bella di volte i ragazzi. Secondo me sono buoni, ma da mangiare col latte, perché così se ti trovi fuori casa a mangiarne uno e non hai un po' d'acqua, ti strozzi. Perché sono troppo mafosi, sono troppo. Troppo. Comunque, andiamo ed assaggiamo questi che sono molto curiosa, non l'ho mai mangiati. Questi sono 2,29 euro Kraft Snack, croccanti maxi fagottini di cereali con golosissimo ripieno al cioccolato. Uno snack da portare sempre con te, perfetto da mangiare quando vuoi e condividere con chi vuoi. Col cazzo non condivido con nessuno io. Perché devo condividere? Fammi capire. Allora. Sono così. Andiamo ad assaggiare. Sì, cioccolata proprio, la vedi col binocolo. Sembra. Ma perché sono buoni? Allora, sono tipo salati, sembrano fuori. Oh, sono buonissimi. Ai muffin gli diamo voto 6, a questo voto 7,5. Sono buoni. Sapete perché? Perché sono leggermente salati fuori e dentro hanno un cioccolato, un parolone, c'è cioè proprio una puntina di cioccolato che però mischiato col dolce salato è buono. Buoni. Ma assaggiamo queste che sono le nuvolette che costano
1,99 euro, morbidi panini preparati con farina integrale, latte e cacao, grazie al loro sapore delicato e dolce sono perfetti per la colazione e la merenda di grandi e piccoli. E andiamo a assaggiarli. Allora, si presentano così, tutti schiacciati, non hanno un bel aspetto sinceramente, non sono divisi per bustine ma sono dentro tutti così, e andiamo ad assaggiarli. Non sono buoni. Voto 4. A parte che allappano la bocca, non sanno di cioccolato, non sanno di brioche, non sanno di niente praticamente. Allappano la bocca e non sanno di niente. Forse con un po' di Nutella dentro o marmellata sono buoni, ma mangiati così va sicuro. Secondo me è il classico briochino che se voi avete una tazza di latte, glielo ficcate dentro, tipo panettone, si riempie e il latte nella tazza non ne avete più. Ma così da mangiare così non sono buoni. Assolutamente no. Allora andiamo a provare Vita Snella Depura Tè, che costa 99 centesimi. Allora c'era di questo gusto o... E l'altro? L'altro era pesca. Beh, meno male che mi è arrivato il limone, perché io pesca non avrei neanche potuto assaggiarlo. Comunque questo è al limone, che ci sta proprio berlo dietro a sta roba qua, che il Mr. Day lì ti strozzi, questo qua che ti allappa la bocca. Mamma che roba. E li vendono pure. No. No, no, non ci siamo proprio. Allora, non sa di niente. Non so perché scrivono limone. Non sa di niente. Cioè, è acqua. Sembra acqua di una pozzanghera, ecco. Acqua sporca da filtrare. Da depurare. Ecco perché c'è scritto erbe depurative, secondo me, perché è questo che è da depurare, è acqua sporca, cioè non sa di niente, non sa di limone, non sa di melissia, di rosa canina qua, non sa di niente, è acqua amara, ecco, è acqua amara, ma non sa di niente, un euro, no, non ci siamo proprio, no, voto 2, no. Allora, andiamo con... Ma le olive neanche le apro perché è un peccato. Ma sì, col cazzo le apro con tutta sta roba che non mi piace. Almeno una roba so che mi piace, perché le olive a me mi piacciono. Perciò andiamo ad aprire anche le olive, che qua 1,29 euro sta roba qua. Olive snack. C'è uno che vuole comprarsi uno snack, si porta questo. 1,29 euro. Per 5 olive. Mamma mia che... Sembra che abbiano dentro l'aceto. Non sono manco buone. Ah, ma hanno il peperoncino, ecco perché. Difatti sembrava a me che avesse dentro tipo una roba, sembra aceto. Con peperoncino e calamon snocciolate. No. Ho detto almeno le olive saranno buone. Voto. Non so manco. Ho perso la speranza oggi. Quello là della canzone diceva ho perso le parole.
Io invece ho perso la speranza. Mettiamoci questo, lo mettiamo in frigo. No, non so manco che voto dargli, perché sinceramente ci saranno dentro 5 olive, 6 al massimo. Sono acide. Sarà il peperoncino, non lo so. Io le olive le amo perché le compro sempre. €1,29. Cioè, cos'è, 50 centesimi a olive? Cioè. Allora, queste manco le apro, ragazzi, perché le caramelle proprio non ne mangio. Questo che ho qua manco, perché è inutile, lo butterei via subito, perciò lo lascio chiuso e lo darò a mia cognata, che sicuramente lei lo beve. Questo anche non lo assaggio, perché proprio melissa, no, zero, che questo lo regalo. Questi tre anche non li assaggio, perché sarebbe come buttarli via, perché a me è da mame. L'avevo già assaggiato, forse vi ricordate questi. Questo per fare i cocktail, io cocktail non ne bevo. Praticamente questo mese muoio di fame per la Degustabox. C'è un cazzo che mi piace. Questo qua, il melograno, men che meno, proprio anche no. Biscotti manco li apro, perché è inutile aprire un pacco di biscotti. Non li mangio, non mi piacciono. Via. Cioè, che cacchio c'è rimasto? Sti due qua che... Vabbè, li assaggiamo. Sto mese è inutile, la Degustabox vuole farmi morire di fame. E non ridete, perché mi sembra già di vedervi e mi sembra già di sentirvi che dite morire di fame, ora che muori di fame te, hai voglia, bla bla bla. Vabbè, assaggiamo questi. Croque gusta, legumi piccanti. Mi rifiuto. Non mi piacciono. Quanto costa sta roba? €1. No, no. No. Mi dispiace, la butto via, ma vediamo se l'Apo la mangia. L'Apo? La prova del 9. La mangia. Manco il cane la mangia. Non è una bugia, eh. Guardate qua. Gli ha dato una leccata e l'ha lasciata lì. La prova del 9. Se non la mangia il cane, non... cioè, vuol dire che proprio... Manco lui l'ha mangiata, l'hanno usata, gli ha dato una leccata e l'ha lasciata lì. Figuratevi voi se non la mangia neanche lui, che è un buon gustaio come la padrona. No, parlo mica a caso io. Assaggiamo pure questo. Croque gusta, mais riso. E vi parte il sorriso, anche qua ci abbiamo fatto la rima. Mais riso e vi parte il sorriso. Perché sono duri. E chi ha problemi di denti? Sto mese proprio niente. Allora, sa di polistirolo l'odore. Mais e riso. Saranno tipo come le gallette. Questa l'ha mangiata, guardate, a lui piace. Da Lapo è stata approvata, da me no, ma lui ha i denti buoni, cazzo. Cioè, Lapo, ti piace vincere facile, tu c'hai i denti buoni, io no. Questa gli è piaciuta. Cioè, praticamente l'unica roba, vedete, che posso mangiare, mi tocca ancora mangiare questa.
I biscotti Gentilini 1,49. Le bustine di fave 99. Le caramelle è un omaggio, non c'è scritto il prezzo. Il succo a melograno 1,99. La drogheria 1,99. Mix per gin tonic. Io manco sapevo che nel gin tonic ci andava dentro sta roba qua. La ricola 2 euro. Vediamo cosa c'è scritto qua. Il latte lì 2,89 euro, però per un litro. C'è anche la degustabo, ultima possibilità, approfitta ora dello sconto prima che finisca. Ah, c'è una degustabox di edizione limitata con roba da frigo, ma non la prendo. L'unica roba. Io spero che questo video assaggio vi sia piaciuto, a me non tanto, però non si può avere tutto dalla vita. Sono già bella. Vuoi avere anche che mi diano roba buona da mangiare? No. Ciao ragazzi, un bacio.